È la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una data che celebra la Convenzione internazionale che venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989. I quattro principi fondamentali della Convenzione sono il principio di non discriminazione, il superiore interesse del bambino, il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo e l'ascolto delle opinioni del bambino. A Pescara oggi i bambini liberano simbolicamente in cielo palloncini bianchi, simbolo di purezza, legando i loro pensieri come missive destinate all'eternità. È importante ricordare che bisogna sempre e comunque salvaguardare i bambini, perché sono il nostro futuro. Purtroppo nella società, purtroppo nel mondo, tanti bambini vengono sfruttati. Noi facciamo Kiwanis per questo, perché vogliamo bene ai bambini. Perché questo è il punto che ci accomuna a tanta gente che vogliono bene i bambini. Noi lo facciamo concretamente e lo facciamo con questo. Col progetto Eliminet abbiamo salvato e stiamo tentando di salvare dalla morte certa 129 milioni di bambini che muoiono con il tetano, per il tetano.